Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è giovedì 29 di aprile, noi continueremo la lettura del libro di Deuteronomio, il quinto e ultimo libro della Torah o del Pentateuco. Di questo tempo meraviglioso noi ne vogliamo fare tesoro per la nostra vita. Quest'oggi noi leggeremo due capitoli, capitolo 2 e capitolo 3 di Deuteronomio. Stiamo facendo un riassunto di questi 40 anni, di tutto quello che era successo, dal tragitto partendo dall'Egitto verso la terra promessa, cammino questo molto difficile nel deserto che il popolo di Dio, popolo di Israele, ha fatto. Dice così la parola di Dio, Deuteronomio capitolo 2. Poi tornammo indietro e partimmo per il deserto in direzione del Mar Rosso, come il Signore mi aveva detto, e girammo intorno al monte Seir per lungo tempo. Il Signore mi disse, avete girato abbastanza intorno a questo monte, volgetevi verso settentrione. Da quest'ordine al popolo, voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri fratelli che vi abitano in Seir. Essi avranno paura di voi, state quindi bene in guardia. Non muovete loro guerra, poiché del loro paese io non vi darò neppure quanto ne può calcare un piede, perché ho dato il monte Seir a Esaù come sua proprietà. Comprerete da loro con denaro contante 20 vaglie di e che mangerete. Comprerete pure da loro con denaro persino l'acqua che berrete, poiché il Signore, tuo Dio, che ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore, tuo Dio, è stato con te durante questi 40 anni e non ti è mancato nulla. Così passammo, lasciando a distanza i figli di Esaù, nostri fratelli che abitano in Seir, ed evitando la via della pianura, come pure la Elat ed Ezion Geber. Poi ci voltammo e ci incamminammo verso il deserto di Moab. Il Signore mi disse, non attaccare Moab e non muovergli guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel suo paese, poiché ho dato a Ar, ai figli di Lot, come loro proprietà. Prima vi abitavano gli Emim, popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anichiti. Erano anche essi considerati come Refaim e al par degli Anachiti, ma i Moabiti li chiamavano Emim. Anche Seir era prima abitata da Corei, ma i figli di Esau li cacciarono e li distrussero e si stabilirono al loro posto come ha fatto Israele nel paese che possiede e che il Signore gli ha dato. Ora, alzatevi e passate il torrente di Zered. E noi passammo il torrente di Zered. Il tempo delle nostre marce da Kadesh Barnea al passaggio del torrente di Zered fu di 38 anni, finché tutta quella generazione degli uomini d'armi scomparve interamente dall'accampamento, come il Signore aveva loro giurato. Infatti la mano del Signore fu contro di loro per esterminarli dall'accampamento finché furono scomparsi del tutto. Quando la morte ebbe fatto scomparire tutti quegli uomini di armi, il Signore mi disse, «Oggi tu stai per passare i confini di Moab ad Ar e ti avvicinerai ai figli di Ammon. Non attaccarli e non muovere loro guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel paese degli Ammoniti. Io l'ho dato ai figli di Lot come loro proprietà». Anche questo era considerato come un paese dei Refaim. Anticamente vi abitavano dei Refaim, ma gli Ammoniti li chiamavano Zamzumim. Popolo grande, numeroso, di alto di statura come gli Anachiti, ma il Signore li distrusse davanti agli Ammoniti e li scacciarono e vi stabilirono al loro posto. Così il Signore aveva fatto per i figli di Esaù che abitavano in Seir, quando distrusse i Corei davanti a loro
Essi li scacciarono e vi stabilirono al loro posto e vi sono rimasti fino al giorno d'oggi. Anche gli Avei che abitavano in villaggi fino a Gaza furono distrutti da Caftorei, usciti da Caftor, i quali vi si stabilirono al loro posto. Alzatevi, partite e oltrepassate la valle di Arnon. Ecco, io do in tuo potere Sicon, l'Amorreo, re di Chesbon, e il suo paese. Comincia a prenderne possesso e muovergli guerra. Oggi comincerò a ispirare paura e terrore di te a tutti i popoli che sono sotto il cielo, i quali all'udire la tua fama tremeranno e saranno presi d'angoscia per causa tua. Allora dal deserto di Kedemot mandai ambasciatori a Sicon, re di Chesbon, con parole di pace e gli fece dire: lasciami passare per il tuo paese, io camminerò per la strada maestra senza girare né a destra né a sinistra. Tu mi venderai per denaro con tanti cibi che mangerò e mi darai per denaro con tanti l'acqua che berrò. Permettimi semplicemente il transito. Come hanno fatto i figli di Esaù che abitano in Seir, e i Moabiti che abitano in Ar, finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore nostro Dio ci dà. Ma Sicon, re di Chesbon, non vuole lasciarci passare per il suo paese, perché il Signore tuo Dio gli aveva indurito lo spirito e reso ostinato il cuore, per metterlo nelle tue mani come oggi puoi vedere. Il Signore mi disse: vedi, ho iniziato a dare in tuo potere Sicon e il suo paese. Comincia la conquista. Impadronisciti del suo paese. Allora Sicon uscì contro di noi con tutta la sua gente per darci battaglia a Iaas. E il Signore, il nostro Dio, lo diede nelle nostre mani e noi abbiamo sconfitto lui e i suoi figli e tutta la sua gente. In quel tempo prendemmo tutte le sue città e le voltammo allo sterminio, uomini, donne, bambini. Non vi lasciammo nessuno in vita, ma riservammo come nostra preda il bestiame e le spoglie delle città che avevamo prese. Da Aroer, che è all'inizio della valle di Arnon, e dalla città che vi è nella valle fino a Galaad, non ci furono città troppo forti per noi. Il Signore, il nostro Dio, le diede tutte in nostro potere. Ma non ti avvicinasti al paese dei figli di Ammon. Nessuno dei posti toccati dal torrente di Labbok, né alle città della zona montuosa, né ai luoghi che il Signore, il nostro Dio, ci aveva proibiti di attaccare. Parola del nostro Signore. Ancora leggiamo Deuteronomio capitolo 3. Poi ci voltammo e salimmo per la via di Bazan. Og, re di Bazan, con tutta la sua gente, uscì contro di noi per darci battaglia a Edrei. Il Signore mi disse: non lo temere, perché io ti do nelle mani di lui tutta la sua gente e il suo paese. Tu farai a lui quel che faceste a Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon. Così il Signore nostro Dio diede in nostro potere anche Og, re di Bazan, con tutta la sua gente. Noi li battemmo in maniera tale che nessuno rimase in vita. Li prendemmo in quel giorno tutte le sue città, non ci fu città che noi non prendessimo loro, 60 città, tutta la regione di Argob, il regno di Og in Bazan. Tutte queste città erano fortificate con alte mura, porte e sbarre, senza contare le città aperte che erano in grandissimo numero. Noi li voltammo allo sterminio come avevamo fatto con Sicon, re di Chesbon. Voltammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini, ma riservammo come nostra preda tutto il bestiame e le spoglie delle città. In quel tempo dunque prendemmo ai due re degli Amorrei il paese che
è di là dal Giordano, dalla valle di Arnon al monte Ermon, il quale Ermon è chiamato Sirion dai Sidoniti e da Senir dagli Amorrei. Tutte le città della pianura, tutto Galad, tutto fino a Basan, fino a Salca e a Edrei, città del regno di Og in Basan. Og, re di Basan, era rimasto solo della stirpe di Refaim. Ecco il suo letto, un letto di ferro. Non è forse a Rabat degli Ammoniti, a 9 cubiti di lunghezza e 4 cubiti di larghezza, secondo il cubito di un uomo. Fu allora che ci impossessammo di questo paese. Io diedi ai Rubeniti e ai Gaditi il territorio che inizia a Aroer, presso la valle di Arnon, la metà della regione montuosa di Galad con le sue città. Alla mesa tribù di Manasse diede il resto di Galad e tutto il regno di Og in Basan, tutta la regione di Argob e tutto Basan, che si chiamava il paese di Refaim. Jair, figlio di Manasse, prese tutta la regione di Argob fino ai confini dei Gesuriti e dei Macatiti e chiamò con il suo nome le borgate di Basan, che si chiamavano anche oggi borgate di Jair. E diede Galaad, Machir, ai Rubeniti e ai Gaditi, diede una parte dei Galaad e il paese fino alla valle di Arnon, fino alla metà della valle che serve di confine e fino al torrente di Iabok, frontiera dei figli di Ammon. E la pianura con il Giordano se ne segna il confine da Kinneret fino al mare della pianura, il mar salato, sotto le pendici di Pisga, verso oriente. In quel tempo io vi diedi quest'ordine: il Signore vostro Dio vi ha dato questo paese perché lo possediate. Tutti voi, uomini valorosi, marcerete armati alla testa dei figli di Israele, vostri fratelli. Ma le vostre mogli, i vostri bambini, il vostro bestiame, so che di bestiame ne avete molto, rimarranno nelle città che io vi ho date, finché il Signore abbia dato riposo ai vostri fratelli come ha fatto a voi, e prendono anche essi possesso del paese che il Signore, il vostro Dio, dà loro di là del Giordano. Poi ciascuno tornerà nella sua proprietà che io vi ho data. In quel tempo diedi anche a Giosuè quest'ordine: i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni dei quali tu stai per entrare. Non li temete, perché il Signore, il vostro Dio, combatterà per voi. In quel medesimo tempo io supplicai al Signore e dissi: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quando Dio in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelle che fai tu, ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me e per causa vostra non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Salì in vetta a Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno, a oriente, e contempla il paese che i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano, ma dà i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo, incoraggialo, perché sarà lui che passerà alla testa di questo popolo e metterà il paese in possesso del paese che vedrai. Così confermammo nella valle di fronte a Bet Peor, parola del nostro Signore. Io ti aspetto domani, il giorno che venerdì, quando noi leggeremo la parola del nostro Signore,
e sicuramente sarà di grande edificazione. Ringraziamo il Signore per un mese che è finito, un altro mese che è incominciato, e nella grazia di Dio noi possiamo comunque e ovunque leggere la Sua parola. Un forte abbraccio, un santo bacio, che la parola del Signore possa rimanere nel tuo cuore e che possiamo sempre, il nome di Cristo, essere esaltato nella nostra vita, nel nome di Gesù.